seguire questo percorso, come si è detto più volte, ma che deve essere il risultato finale, cioè tutti devono essere coinvolti e tutti devono lavorare in una direzione sola per raggiungere il rinnovo. Maggio è una data importante, non è quella definitiva, non è che a maggio si firma, a maggio si inizia un percorso di trattativa per poter arrivare alla firma. Direi che è molto importante il risultato che abbiamo avuto questo weekend. Io, sapete il mio collegamento con le televisioni, con la RAI e con le telecronache. La sala piena di oggi si va a combaciarsi con quelli che sono i risultati televisivi. Noi domenica, pur in differita, alle 2 del pomeriggio, sapendo il risultato, abbiamo superato la barriera dei 5 milioni e mezzo di telespettatori. Cosa che non era ovviamente possibile soltanto 4 mesi fa, perché nessuno credeva in una Ferrari vincente. 4 mesi fa non si credeva che la SIAS potesse rialzarsi con un rilancio di questo genere. Quello che è successo l'altro ieri ci dà l'opportunità di crederci e noi andiamo avanti in questo senso. La squadra che è stata messa in piedi con tutti i partecipanti lavora su questo obiettivo. Aggiungo una cosa, per esempio, per le quattro ruote, per non equiparare, diciamo così, quello che potrebbe essere la percezione di chi è qui in sala, anche nell'automobilismo ci stiamo dando da fare per portare, per esempio, il WEC, che è il World Endurance Championship, qui in pista, quindi ritornare a quelle famose tre pietre miliari che sono sulla pista di Monza come gare, quindi lo sport prototipi. Abbiamo già iniziato una trattativa, c'è un problema, e lo condivido con voi perché sennò non si capacita, di calendario. Le date sono già state assegnate, il WEC sta andando verso l'extra Europa come gare importanti, le uniche 3 gare in Europa sono Nürburgring, Silverstone e Le Mans, quindi portare poi Monza diventa, bisogna trovare il giusto tassello, mettere a posto i pezzi del puzzle, però ci stiamo lavorando perché c'è volontà di riportare anche la 1000 km e